Presidente, buonasera. Partiamo dall'IMU, che è un tema sentitissimo anche in quest'area del paese. A suo giudizio va cancellata, rimodulata e eventualmente, come dice Berlusconi, bisogna restituire agli italiani quanto versato l'anno passato. L'immagine che mi prefiguro nella mia testa è quella del ragionier Spinelli che dopo aver pagato le olgettine bussa alle porte delle nostre case per riportarci l'IMU. Questo accade nel paese di Bengodi o nel paese di Pulcinella o nel paese in cui i televenditori, gli imbonitori continuano a occupare lo spazio pubblico. Penso che 20 anni di berlusconismo debbano essere stati sufficienti, sia dal punto di vista della quantità di inganni e di sortileggi, sia dal punto di vista dei danni che sono stati inferti. L'uomo antitasse, Berlusconi, è l'uomo che ha portato il sistema fiscale alla pressione più alta del mondo, è l'uomo che ha protetto il mondo della speculazione, il mondo della ricchezza più spudorata dall'erario. Diciamo che coloro che sono stati effettivamente salvaguardati in era berlusconiana sono gli umani che frequentano il billionaire a Porto Cervo. Ecco. Gli altri invece hanno avuto le mani nelle tasche e non solo nelle tasche, hanno avuto abbattimento dei servizi sociali, c'è stato l'abbattimento dei trasferimenti agli enti locali, ai comuni, alle regioni. C'è stato l'impoverimento del reddito del ceto medio e dei ceti popolari. Insomma, il berlusconismo è una gigantesca truffa che vive del racconto di una volontà di liberarsi dai doveri fiscali, dei quali bisognerebbe discutere nel senso dell'equità. Il fisco è troppo pesante sulle famiglie, sul lavoro, sulle partite IVA, sulle imprese. Il fisco dovrebbe salire le scale del palazzo della società e andare verso i piani nobili e per esempio occuparsi dei grandi patrimoni finanziari. E forse dovrebbe lì chiedere qualche sacrificio in più. Io penso che la prima casa debba essere un bene sottratto a quel prelievo fiscale che in questo caso è particolarmente ingiusto. Ma per sottrarre al prelievo fiscale bisogna evitare di immaginare che si debba rompere quel salvadanaio dal quale attingiamo le risorse per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale o i diritti sociali dei cittadini, perché altrimenti si cade dalla padella nella brace. Allora, ripensare il fisco, introdurre elementi di equità, rispettare la Costituzione che dice che chi più ha più deve dare e ricordarsi che in Italia chi più ha non dà niente, dà tutto il ceto produttivo. Il carico fiscale è per il 90% sulle spalle dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle partite IVA. Questo è lo scandalo che va rovesciato, ma Berlusconi non è uno che denuncia questo scandalo, è l'autore del delitto. Siamo in una terra di confine. A suo giudizio, come si dovrebbe comportare l'Italia in tema di tassazione dei capitali all'estero? Credo che sia un tema molto serio che non si può affrontare con le battute o con proposte improvvisate che non hanno nessuna attinenza con la realtà. Bisogna avviare un negoziato serio affinché sia consentito all'Italia di poter tassare i capitali esportati nei forzieri, nei paradisi fiscali, nelle banche svizzere. Bisogna farlo, diciamo, sapendo che si tratta di un negoziato importante, serio e lungo. Lei ha dichiarato recentemente, cito testualmente, che la cancelliera tedesca Angela Merkel rappresenta un polo conservatore egemone da scalzare per il bene dell'Europa e del nostro paese. Dunque, almeno su questo punto, è d'accordo con Berlusconi? Io voglio far vincere l'asse Roma-Parigi, l'alleanza tra Bersani e François Hollande, perché possa avanzare in tutta l'Europa una nuova stagione dei diritti del mondo del lavoro, delle giovani generazioni. Angela Merkel è considerata un'avversaria da Berlusconi, ma credo che si tratti di questioni di cucù, di questioni, diciamo, di fratture
nel comportamento che si deve avere sulla scena internazionale. Credo che tutte le diplomazie del mondo abbiano una considerazione piuttosto bassa della classe dirigente berlusconiana e delle esibizioni clownesche che il nostro ex premier ha portato alla ribalta del mondo intero. Credo quindi che la Merkel invochi un elemento di decoro nel comportamento sulla scena internazionale. Tuttavia la Merkel appartiene allo stesso raggruppamento a cui è iscritto Silvio Berlusconi, quel partito popolare europeo che raggruppa gli schieramenti di centrodestra, che sono gli autori delle politiche di austerity che stanno portando l'Europa intera in una condizione di schianto sociale. Politica, Monti non ha escluso un'alleanza con Sella. Lei lascia la porta aperta? Mai. Io non sono un appassionato della tarantella di palazzo, del gioco delle belle statuine. Penso che sia fondamentale costruire uno schieramento a partire da un programma di cambiamento. Io voglio sapere se chi governerà sarà in grado di abbattere il muro della precarietà che soffoca la vita di un'intera generazione. Voglio sapere se chi governerà affronterà subito il problema degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2013. Voglio sapere se chi governerà farà il contrario di quello che ha fatto la signora Maria Stella Gelmini, umiliando la scuola pubblica, definanziandola, ferendola nel cuore. Voglio sapere, insomma, se andremo verso una direzione di diritti, di libertà, di modernità. Quelli che vogliono camminare su quella strada saranno i miei alleati, ma quella strada prevede innanzitutto la restituzione di diritti e di forza al mondo del lavoro. Il cosiddetto fattore Grillo, unitamente al recupero del PDL, può veramente fare la differenza? Il fattore Grillo va considerato con grandissima attenzione, intanto perché un conto è Grillo e un conto saranno gli eletti del Movimento 5 Stelle. Saranno una sorpresa assoluta, non sappiamo nulla di loro. E Grillo rappresenta un problema perché oggi riesce a catalizzare tanta parte del voto in libertà del centrodestra che si è schiantato, e il suo è un discorso tipico populista che rappresenta una semplificazione della realtà e a volte una semina di veleni culturali. La proposta di un registro delle coppie di fatto etero e omosessuali vede piuttosto fredda la componente cattolica della maggioranza di cui fate parte, sindaco Mario Lucini in testa. Cosa vuol dire al primo cittadino in questo senso? Io, come vengo calcolato, sono componente cattolica, sono... Direi di no. E io sono componente cattolico, sono cattolico, non so chi ha il monopolio. Si immagina che il Vangelo sia come il sale e tabacchi di un tempo, cioè che sia sottoposto a un monopolio. Qualcuno in politica ha il monopolio del cattolicesimo. Oggi fortunatamente anche nella Chiesa cattolica si sta aprendo qualche spiraglio, una discussione più capace di rispettare le persone. Certo, viviamo nell'Italia di Carlo Giovanardi, di Maurizio Lupi, viviamo nell'Italia della Binetti, è un po' difficile parlare di queste cose con la serietà, con il rispetto che gli esseri umani meritano. Io penso che di fronte al coraggio di un conservatore come Cameron, di un socialista come François Hollande e di un uomo della speranza come Barack Obama, di fronte a tutto questo, l'Italia di Giovanardi, Lupi, Binetti è un paese anacronistico, un paese prigioniero delle sacrestie elettorali, un paese falsamente bigotto, prigioniero di quelli che di giorno presentano l'acqua santiera per ragioni elettorali e di notte sono i protagonisti del burlesque. Insomma, moralisti per ragioni pubbliche e immoralisti nella vita privata. Se lei mi dovesse chiedere qual è il sogno della mia vita politica, è abbattere un muro, più spesso del muro di Berlino e più lungo della muraglia cinese, il muro dell'ipocrisia,
di una classe dirigente di sepolcri imbiancati. Vorrei veramente che l'Italia si svegliasse più libera e più moderna di quanto non sia stata nella egemonia di questi signori. Chiudiamo in modo lieve, come sempre abbiamo fatto in questa tornata di interviste ai leader politici nazionali. In questo periodo vanno di gran moda le trasmissioni dedicate alla gastronomia e allora le chiedo di indicarmi con il nome di un piatto, di una ricetta, questi politici, questi uomini politici che vado a elencarle. Partiamo con Berlusconi. Ah, non lo so, dovrei prendere una mescolanza di cibi per determinare la composizione di un sapore trash. Ecco, Bersani? Adeguato. Ma Bersani mi pare pasta e fagioli con un bel bicchiere di Lambrusco. Monti? Monti andiamo sul sofisticato. Direi che comincerei con le tartine. Casini? Casini, diciamo, è un metabolismo millenario, quello della pancia del grande centro, è abituato a inghiottire qualunque e a digerire bene qualunque cibaria. Chiudiamo con Nichi Vendola. Che piatto è Nichi Vendola? Nichi Vendola è un piatto semplice, come la pasta fatta in casa con i ceci, con un filo d'olio crudo, con un profumo di foglia d'alloro. È semplice. Diciamo che quel profumo di foglia d'alloro e quella spruzzata di pepe fresco rendono il piatto più appetibile, speriamo.